Buongiorno ragazzi, è arrivato anche il turno delle prime. Allora, come ho detto anche agli altri, queste saranno delle video lezioni che chiaramente non dureranno un'ora come la normale lezione a scuola e purtroppo non abbiamo tutti gli strumenti che abbiamo di solito a scuola, però ecco, cercherò di utilizzare questa modalità, lezioni che poi caricherò su YouTube, che è un canale che voi usate, che conoscete e con cui avete confidenza, quindi potete tranquillamente guardarvele mentre siete belli sdraiati a gambe all'aria sul letto o sul divano di casa. Mi vedete dallo schermo invece che dal vivo, però insomma più o meno cercherò di darvi gli elementi essenziali per capire comunque le pagine del libro che stiamo studiando e poter andare avanti anche da soli. Noi avevamo iniziato nell'ultima lezione con l'arte greca, vi ricordate? Abbiamo fatto un quadro introduttivo, abbiamo parlato della divisione cronologica, adesso vi rimetto anche lo schema inserito direttamente qui sul video. Avevamo detto appunto che dall'epoca minoica siamo passati a quella micenea e dopo quella micenea abbiamo questi secoli chiamati appunto secoli bui o medioevo ellenico, che sono giusto 200 anni, quindi un paio di secoli in cui in Grecia ancora non è arrivata la scrittura e quindi non abbiamo molte informazioni. C'è un momento di crisi anche economica, le città si rimpiccioliscono fino poi al nono. Tra il IX e l'VIII secolo avanti Cristo, in cui appunto i Fenici portano la scrittura in Grecia e quindi cominciamo a ritrovare, gli archeologi cominciano a ritrovare i primi frammenti di scrittura. Scrittura dove? Scrittura su piccoli oggetti, quindi piccoli vasi oppure coppe, frammenti che molto spesso fanno riferimento alle opere omeriche, quindi all'Iliade e all'Odissea. Gli studiosi datano l'inizio della civiltà greca vera e propria all'VIII secolo, tra il IX e l'VIII secolo avanti Cristo, che è poi l'epoca anche in cui sarebbe vissuto questo cantore, questo fantomatico Omero, che poi sapete, insomma, non si sa bene se sia esistito o se tutte le opere a lui attribuite siano effettivamente sue, insomma, l'avete fatto anche con epica. Però perché sono importanti? Perché è importante il periodo omerico e soprattutto le sue opere? Perché ci danno un quadro di quello che succedeva in quell'epoca, anche delle abitudini, dei tipi di armi che venivano usate. Sappiamo per esempio che in epoca micenea, quindi all'epoca della guerra di Troia, le armi erano in bronzo. Sappiamo che eravamo ancora nell'età del bronzo, mentre invece all'inizio della civiltà greca vera e propria cominciamo a trovare armi in ferro, quindi siamo passati all'età del ferro. Per cui ecco, qualche notizia ce l'abbiamo, qualche informazione ce l'abbiamo, però la civiltà greca vera e propria la cominciamo a studiare dall'VIII secolo avanti Cristo. E da qui in poi noi l'abbiamo divisa, tutto questo grande periodo greco l'abbiamo diviso in tre periodi fondamentali che sono importanti, vi ho detto già nelle ultime lezioni, di memorizzarli bene, di memorizzare bene questa divisione, perché in base a questi tre periodi noi andiamo a vedere quali sono le differenze nell'arte greca, quindi sia in architettura, sia in scultura, sia in pittura. Per quanto riguarda la pittura, chiaramente ragazzi stiamo parlando di un'epoca molto lontana, quindi vi ho detto che è un conto come si conservano gli edifici, è un conto come si conservano le statue, è un conto come si conserva la pittura, essendo fatta di colore è più deperibile. Quindi noi la pittura la studiamo un pochino meno, studiamo quello che è rimasto per esempio sui vasi, studiamo la pittura vascolare, che è quella appunto sui vasi, ma soprattutto noi studiamo le forme degli edifici perché ci sono rimasti e anche le caratteristiche della statuaria, della scultura, quindi delle statue. Ed effettivamente ci sono delle differenze. Io vi ho detto quando abbiamo fatto gli Egizi che mentre per l'arte egizia le differenze tra il periodo più antico e il periodo del Nuovo Regno non sono tantissime, più o meno noi possiamo individuare degli schemi fissi. Ecco, nell'arte greca invece c'è molta differenza tra le statue del periodo arcaico, le statue del periodo classico, le statue del periodo ellenistico. Ricordatevi questi tre momenti: arcaico, classico, ellenistico. Questi sono i tre periodi fondamentali dell'arte greca, in cui dividiamo la storia e la storia dell'arte greca.
Prima di andare a vedere proprio nel dettaglio quali sono le differenze tra questi tre periodi, vi avevo fatto una piccola lezione introduttiva per parlarvi un po' di chi sono questi greci, soprattutto visto che il primo argomento trattato è proprio la struttura del tempio greco, soprattutto noi abbiamo dedicato una lezione a capire anche com'è la religione antica, la religione greca, che poi sarà anche quella romana. È una religione, abbiamo detto, politeista. Vengono adorati diversi dei e dee, quindi diverse divinità, sia maschili che femminili. Divinità che, come leggiamo nei racconti di Omero e come sappiamo anche da altri testi e anche dalle rappresentazioni che troviamo nell'arte, divinità che avevano un aspetto molto umano, sia un aspetto fisico molto umano, quindi erano esattamente rappresentati come uomini e donne, sia anche dei comportamenti molto umani, perché noi abbiamo detto, vi ho raccontato che ci sono appunto divinità che si innamorano tra loro, si tradiscono, litigano, oppure nel caso della guerra di Troia, le divinità si schierano, chi con i greci, chi con i troiani, quindi bisticciano tra di loro, hanno dei comportamenti che più che da dei sembrano proprio da uomini. E questa era proprio una caratteristica tipica. Questa caratteristica ce la ritroviamo nell'arte perché appunto le divinità non presentano chissà quali segni strani, non hanno forme zoomorfe come abbiamo visto per esempio per le divinità egizie, non hanno ali, non hanno aureole, non hanno le caratteristiche che poi avranno anche le rappresentazioni cristiane, ma sono raffigurati apparentemente come semplici uomini e semplici donne. Solo che poi noi sappiamo essere immortali, sappiamo avere dei grandi poteri e soprattutto quello su cui insistevo nell'ultima lezione che abbiamo fatto era proprio che ognuno di essi ha dei simboli, ha tutta una simbologia legata che è fondamentale per l'arte, perché molto spesso gli archeologi, parlando di epoche così antiche, si ritrovano a dover mettere insieme dei cocci, dei frammenti, quindi non hanno le informazioni scritte, non sempre c'è una fonte scritta in base alla quale tu puoi capire che cosa hai trovato nello scavo. Quindi molto spesso devi lavorare per immagini, devi lavorare per simbologia. Vi ho fatto l'esempio: se uno scava nel giardino di casa perché deve fare dei lavori e trova resti di un tempio antico, magari non c'è scritto niente. Però trovi un simbolo di una cerva, trovi la raffigurazione di una fanciulla con l'arco, trovi una mezzaluna, conoscendo la simbologia della dea Diana, riesci a capire che magari forse lì sotto hai trovato il tempio di Diana. Ora, ovviamente questo è un esempio banale e sciocco, però ecco, questo è il senso e l'importanza del conoscere la simbologia legata ad ogni divinità. Anche perché ogni divinità non solo ha un suo aspetto tipico, caratteristico, nel modo di vestire, nel modo in cui viene rappresentata, nel modo a volte di portare i capelli, o di oggetti che magari queste divinità hanno di solito in mano, ma ogni divinità ha anche sempre un animale sacro e una pianta sacra. Quindi molto spesso l'animale e la pianta diventano il simbolo stesso di quella divinità, per chi la conosce chiaramente, ecco perché è importante. In classe vi avevo dettato un po' le divinità maggiori, avevamo parlato di una dozzina, forse eravamo arrivati a 14-15 dei da conoscere, quelli più importanti, e vi avevo detto un po' di ognuno, quali erano le caratteristiche, i poteri, l'area su cui aveva il suo dominio, e quali erano poi i suoi simboli particolari. Questo perché appunto la prima cosa di cui volevo parlarvi era proprio il tempio greco, come era fatto un tempio greco. Allora, innanzitutto il tempio era proprio la casa della divinità per i greci. Quindi esisteva il tempio di Zeus, esisteva il tempio di Atena, esisteva il tempio di Artemide e così via. Di solito questi templi sorgevano nella zona, nella regione della Grecia dove quella divinità era maggiormente venerata. Che vuol dire che gli altri dei non li adoravano? Certo, li adoravano tutti, però magari in quella particolare regione, un po' come le città hanno il loro santo patrono, quella particolare regione era devota a quel dio, a quella dea. C'è il mio gatto che vuole entrare. Entra, Aria, dai. Dai. Entra. Quindi,
come era fatto un tempio in generale da un punto di vista architettonico. Poi vedremo com'è fatto, come cambia anche la forma del tempio tra il periodo arcaico, classico ed ellenistico. Ma in generale, per grandi linee, il tempio greco aveva una struttura tradizionale, che era la seguente. Allora, innanzitutto era un luogo sacro, proprio perché era la casa della divinità, e quindi non era come le chiese, cioè le celebrazioni, le cerimonie, non venivano eseguite all'interno del tempio e la gente entrava, come avviene adesso nella chiesa quando c'è la messa, ma venivano, l'accesso alle persone comuni era proibito al tempio, era riservato soltanto ai sacerdoti, proprio perché era uno spazio sacro dove una persona comune che non era stata consacrata alla divinità non poteva entrare. Questo che cosa comporta? Che a livello di struttura architettonica l'altare del tempio non sta dentro, bensì fuori. E lì vengono celebrate le cerimonie, eventualmente vengono fatti dei sacrifici proprio su quell'altare che è esterno. Vi consiglio di seguire quello che sto dicendo a pagina 64-65 del vostro libro, perché vi mette questo bel disegno, questa bella ricostruzione del Partenone, vedete? Vi dice anche i nomi di ogni elemento architettonico che faceva parte del tempio greco. Io direi che questi nomi dovete conoscerli, magari non proprio tutti tutti, però cercate di memorizzarne il più possibile perché ve li ritrovate, sono importanti anche proprio per cultura, per andare a fare un viaggio e saper riconoscere, saper capire che cosa state guardando. Anche perché di templi greci ne abbiamo anche in Italia, pensate solo alla Valle dei Templi di Agrigento, insomma, quindi passato questo brutto periodo, quando si spera il prima possibile, ricominceremo a viaggiare, ricominceremo a scoprire le bellezze del nostro paese, cosa che vi invito a fare, appena sarà passato questo periodo buio. Vi invito ad andare a visitare quante cose belle abbiamo in Italia, quanto c'è da vedere. Ecco, appena sarà possibile, è molto più piacevole, è molto più gratificante visitare un posto e capire quello che si sta guardando, non semplicemente guardarlo così tanto per, ok? Allora, dicevamo quindi, l'altare è fuori, c'è questa rampa d'accesso che consente di salire quantomeno sul portico davanti all'entrata del tempio, quindi quello che si trova sotto le colonne, e poi c'è questo portone d'ingresso. All'interno del tempio possono entrare soltanto i sacerdoti. E che cosa c'è all'interno del tempio? Allora, innanzitutto c'è una saletta, una sala d'ingresso, diciamo una sorta di anticamera che precede la stanza più importante del tempio. Questo spazio si chiama pronao e divide l'ingresso vero e proprio del tempio, quindi l'accesso al mondo esterno, con invece la parte più sacra del tempio, che è il naos. Quindi ingresso, pronao, naos. Nel naos, che è il cuore del tempio, quindi la parte più sacra, che cosa c'è? C'è la statua della divinità. Statua della divinità che, secondo i greci, era proprio una sorta di talismano, di catalizzatore in cui risiedeva proprio lo spirito del dio o della dea. Cioè, come per gli egizi, no? Loro erano convinti che lo spirito della divinità abitasse proprio nella statua. Ecco perché l'ingresso al Naos non era neanche per tutti i sacerdoti, ma era solo per il sommo sacerdote, per il gran sacerdote, colui che aveva unico, che aveva il diritto di trovarsi proprio al cospetto, faccia a faccia con la divinità. A volte, come vi dicevo anche l'altra volta, oltre al pronao e al Naos, ci poteva essere un'altra saletta, che si chiama opistodomo. Quindi una parola che vi dovete segnare, non so se sul libro c'è, comunque segnatevela, opistodomo, che era appunto quest'altra sala, quest'ulteriore stanza in cui venivano riposte e adagiate tutte le offerte che i fedeli lasciavano per la divinità fuori dal tempio. Quindi potevano essere offerte sotto forma di frutta, oppure vino, oppure anche piccoli tesori,
offerte in gioielli o in tessuti pregiati, insomma tutto quello che le persone offrivano alla divinità. È un po' come anche oggi quando vedete nella nostra città c'è la processione in onore della Madonna, la statua della Madonna è piena di oro, di oggetti preziosi che sono stati donati dal popolo di Nettuno alla sua santa patrona. E la stessa cosa avveniva all'epoca. Solo che in più, in epoca antica, molte offerte potevano essere proprio in cibo, quindi frutta, vino, latte a volte anche nel caso di offerte ai defunti e così via. Oltre quindi alla struttura interna del tempio, che cosa troviamo di fondamentale nel tempio? Le colonne. Le colonne poi le guarderemo bene. In seguito nel dettaglio, perché le colonne sono un indizio fondamentale che vi fa capire in che epoca è stato costruito quel tempio. Quindi la colonna va conosciuta bene nella sua struttura, ma lasciamolo un attimo da parte e vediamo prima la struttura generale del tempio. Le colonne, che cosa, come sono messe? Allora, le colonne possono circondare completamente tutto l'edificio del tempio, quindi girarci intorno, oppure possono trovarsi soltanto davanti e dietro al tempio, non ai lati. Quindi i lati sono semplicemente in alcuni templi fatti di pareti e davanti e dietro ci sono le colonne. Oppure nei templetti un po' più piccoli le colonne si trovano soltanto davanti. Altre variazioni nei tipi di templi sono il numero di colonne. Quindi è vero, possono essere davanti e dietro o solo davanti, ma quante? Possono essere 6, possono essere 4, non meno di 4 chiaramente. E perché vi dico questo? Perché a seconda di quante colonne ci sono in un tempio e come sono disposte, il tempio viene chiamato in un certo modo. Allora, questa cosa che vi sto dicendo ce l'avete a pagina 67 del vostro libro. Ecco qui, vi mette la piantina dei vari tipi di templi greci e questi puntini rappresentano le colonne e quindi vi fa capire in base a come sono messe, quante sono le colonne, come si chiamano i vari tipi di tempio. Non è completissima, ce ne sono anche altri che qui non vi porta, quindi vi allego al video questa immagine. Ora, capisco che l'immagine nel video è di pochi secondi, ma qualora voleste fare un lavoro carino, stoppate il video e sul vostro quaderno vi segnate tutti i vari tipi di tempio che compaiono in questa scheda e vi scrivete il nome sotto, visto che nella pagina del vostro libro non ci sono proprio tutti tutti. Non è che dovete proprio ricordarveli per forza tutti, però averli sul quaderno di teoria comunque non guasta, è pur sempre una cosa che vi aiuta a studiare. Allora, tornando quindi alla struttura del tempio, quindi tornate a pagina 64-65, poi che cosa c'è oltre alle colonne? C'è tutta la parte superiore del tempio, quindi tutto quello che fa parte del tetto del tempio. Allora, innanzitutto, quello che caratterizza tutti i templi greci e che anche un bambino, come vi dicevo in classe, se gli nomini un tempio greco te lo disegna in quel modo, è quella struttura triangolare che sormonta l'edificio. Questa struttura triangolare che tu vedi proprio di fronte dalla facciata del tempio si chiama frontone. Il frontone è quella parte triangolare che si trova sopra all'architrave. Il frontone è tutto il corpo triangolare, mentre all'interno, quell'altro triangolino più piccolo che sta all'interno e che di solito è decorato con pitture o ancora più spesso con bassorilievi, quindi con sculture, si chiama timpano. Quindi frontone, triangolo esterno, timpano, triangolo interno, decorato, scolpito. Ok? Sul libro ve lo fa vedere bene perché vi indica proprio con le freccette. Allora, che cos'è? Come è decorato questo timpano? Questo timpano è decorato di solito da piccole sculture o bassorilievi, che sono i bassorilievi, ragazzi, vi ricordate? I bassorilievi sono delle sculture che però non sono a tutto tondo, ma hanno un lato piatto e un lato aggettante, cioè che viene in avanti in 3D, ok? Questo è un bassorilievo. Che cosa rappresentano di solito questi bassorilievi nel timpano di un tempio? Rappresentano scene che riguardano la divinità che abita in quel tempio. Nel caso del Partenone, per esempio, nel timpano, quindi quello che tu ti trovi davanti quando guardi il tempio, troviamo scolpita una scena che racconta la nascita di Atena.
dalla testa di Zeus che aveva un gran mal di testa, a un certo punto la testa si apre e esce fuori Atena. Quindi scene che riguardano proprio o la nascita o alcune gesta particolari, alcuni miti legati comunque alla divinità di quel tempio, ok? Poi che cos'altro c'è nella parte superiore al tempio? Oltre al timpano e al frontone, c'è poi tutta la struttura del tetto, una struttura che per lo più oggi non vediamo perché la prima cosa che crolla chiaramente con il tempo è il tetto. Questa struttura è ricoperta solitamente di tegole, esattamente come le nostre case oggi. Poteva essere anche il tempio decorato lungo i cornicioni, lungo i bordi, soprattutto sulla punta del frontone e sui due angolini del frontone laterale. Da cosa potevano essere decorati? Questi punti chiave, quindi la punta in alto del frontone e i due laterali. Dai cosiddetti acroteri. Cos'erano gli acroteri? Le piccole statuine raffiguranti delle creature, delle semidivinità oppure delle creature comunque mitologiche, alate di solito, che facevano un po' anche da, diciamo, da spiriti protettori del tempio, da piccoli guardiani, ma il loro scopo era fondamentalmente decorativo, ok? Non tutti i templi ce l'hanno, però quelli più grandi sì. Oltre a questo, altra cosa importante che ci aiuta anche a definire l'età del tempio, quindi in quale periodo siamo, è il fregio. Il fregio che cos'è? È tutta quella specie di cornice che gira attorno al tempio e che separa la parte del frontone da quello che c'è sotto, quindi dalla colonna. Il fregio si trova situato lungo quell'elemento architettonico importante perché sorregge tutta la struttura del tempio che si chiama architrave. L'architrave, ragazzi, in questo caso è più elaborato, è più decorato, ma è sempre lo stesso tipo di elemento orizzontale che io vi sto spiegando dall'inizio dell'anno che riguarda il sistema trilitico. Vi ho detto, i greci non conoscono ancora l'arco, l'arco non è stato ancora inventato perché lo inventeranno gli etruschi e lo useranno i romani. Quindi ancora nell'antica Grecia si costruisce con il sistema trilitico, che vuol dire due elementi verticali e uno orizzontale. In questo caso non abbiamo solo due elementi verticali, perché ne abbiamo tanti, ci sono le colonne. E l'architrave non è un semplice elemento orizzontale, ma è una vera e propria struttura che circonda il tempio. Ma il principio è sempre lo stesso, verticale, orizzontale sopra, ok? Quindi quella fascia orizzontale che sormonta le colonne si chiama architrave. Dentro l'architrave c'è questo fregio che è questa cornicetta, come quando facevate le cornicette da bambini sul quadernino, questa cornicetta che gira tutto intorno e che a seconda del periodo può essere liscia, può essere decorata con semplici pannelli che si alternano uno con l'altro, oppure può essere tutta decorata in maniera pittorica, quindi con la pittura, o scultorea, quindi sempre con i bassorilievi, e gira e decora tutto il perimetro del tempio. Nel caso del tempio di Atena, ad Atene, quindi nel caso del Partenone, questo fregio rappresenta le Panatenee. Che cos'erano le Panatenee? Erano delle processioni che si tenevano una volta all'anno, anzi mi sembra due volte all'anno, nella città di Atene, delle grandi celebrazioni che appunto celebravano, onoravano, rendevano omaggio alla divinità del tempio. Quindi questo è quello che vi ho detto è quello che riguarda in generale la struttura di tutti i templi greci. Poi nella prossima lezione ci concentreremo sulla divisione dei templi greci in base alla loro età, al periodo d'appartenenza, perché avremo una divisione in base ai sempre tre famosi periodi che vi dicevo prima e a seconda del periodo avremo un tipo di tempio particolare. Nel periodo arcaico avremo il tempio dorico. Ve lo comincio ad accennare. Nel periodo classico avremo il tempio ionico, nel periodo ellenistico avremo quello corinzio. Ognuno di questi avrà delle caratteristiche diverse. Soprattutto lavoreremo sulla colonna per poterli riconoscere. Quindi, per il momento, ragazzi, questo è quello che vi spiego in questa video lezione. Ripassate le divinità, come vi ho detto, cercate di memorizzare nomi, caratteristiche, simbologia. Anzi, vi invito, visto che avete tempo, a fare una piccola ricerchina su internet, che tanto trovate qualsiasi cosa, proprio su ognuna delle divinità greche. Poi me la mandate su WhatsApp, me la fate vedere con le foto, accompagnando ciascuna divinità con un piccolo disegno.
Potete prendere spunto da internet, potete inventarlo voi, però ecco, sarebbe carino fare questo tipo di lavoro, come una specie di... avete presente quei mazzi di carte, no? Con cui si gioca, dove c'è il disegno del campione che volete utilizzare o comunque della creatura che volete utilizzare e sotto ci sono tutte le caratteristiche, no? I poteri, le abilità, eccetera, eccetera. Ecco, cercate di fare una cosa del genere che è carina. Quindi questo può essere già un'indicazione per il prossimo lavoro di pratica, ma vi registrerò un video, oltre poi a darvi chiarimenti sulle chat WhatsApp, vi registrerò un video dove proprio vi parlerò di che cosa possiamo fare per quanto riguarda pratica. Quindi già dovreste averle studiate settimana scorsa, ripassatele, mentre per quanto riguarda il tempio, quindi quello che vi ho spiegato in questa lezione e che vi avevo già accennato in classe, le pagine da studiare, soprattutto oltre che studiare il testo, ragazzi, osservate bene le immagini e cercate di memorizzare quanti più nomi possibili delle varie strutture, dei vari elementi architettonici. Le pagine sono appunto quelle che riguardano il tempio, 64, 65, 66 che vi parla delle colonne e che vi spiegherò poi in dettaglio nella prossima lezione, 67 e basta, 67. Ok? Quindi, prossima lezione vi parlerò in dettaglio delle colonne e dei vari tipi di ordini architettonici. Quindi, per ora dalla prof. Colarossi è tutto. Ci sembra una giornalista, un'inviata speciale. E quindi, ragazzi, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima video lezione. Ciao!